grande artista, che lui non si definiva così, ma era un grande anche uomo. E ne abbiamo viste, ne vedremo delle belle. Bene, passiamo al prossimo ospite, al prossimo intervento qui a Terza Pagina Magazine. Beh, siamo in dirittura d'arrivo, siamo in dirittura d'arrivo e abbiamo in collegamento con noi il direttore artistico di questo straordinario evento dedicato al cinema e non solo. Poi entreremo nei particolari con Giovenga Lorenzo. Eccoci, Ciao ciao. Lorenzo, eccoci qua, Ciao. pronti sul pezzo, eccoci qua, siamo pronti, siamo quasi al go, come si vuol dire, countdown, 3 agosto. Esatto. Peraltro sta qua con me anche l'altro direttore artistico, Giuliano Giacomelli. Giuliano, Siamo ciao, buonasera a 32. te, ciao Ciao, Giuliano. buonasera, Buonasera. Eccoci qua, no, ma grazie a voi, veramente straordinario. Noi abbiamo avuto già un intervento con Lorenzo, straordinario, dedicato al mondo del cinema e non solo, cortometraggio. Allora, entriamo nel clou dell'evento, vai. Esatto, allora una serata dedicata al cinema indipendente ed emergente, un cinema nascosto, un cinema che tante volte si fa ma non si vede. Spesso si lamenta che tra giovani registi, giovani produttori, non c'è networking, non c'è possibilità di scambiarsi idee. Invece noi, promosso dalla casa di produzione Daytona, dalla Più Estate e da Jump Cut, facciamo una serata proprio all'insegna del cinema che non c'è, che ci sarà nel futuro, perché è emergente, quindi speriamo che poi emergerà. Ed è una serata be bella in questo parco, Parco Appio, via dall'Almone 105. Ci saranno proiezioni, live talk, ci saranno incontro con gli ospiti, con i registi, con gli attori. Avremo come ospite d'onore Fulvio Risuleo, regista giovanissimo, con già l'attivo due film: Guarda in alto e Il colpo del cane, usciti insomma nei cinema, il secondo distribuito da Vision. E quindi tra gli altri ospiti avremo Alessandro Costantini e avremo Le Mujer nel cinema, questo gruppo bellissimo appunto di donne che lavorano nel cinema, per far vedere che anche le donne tante volte, insomma, ci scordiamo che invece hanno delle professionalità nel cinema importantissime. Giuliano, vuoi dire qualcos'altro? Ah, sì, diciamo che tu già hai detto molte cose. Una cosa che posso aggiungere e che ci tengo a dire è che comunque quest'evento che si terrà appunto il 3 agosto, come possiamo ripetere, non è un festival. Questa per me è una cosa molto importante, in quanto noi vogliamo portare appunto una serata che è fuori da qualunque logica di competizione, quindi non ci saranno rivalità, proprio perché il nostro scopo è quello di accendere un riflettore appunto sul cinema indipendente, dove siamo tutti sullo stesso livello. Che il nostro intento è appunto quello di fare network, farci conoscere, quindi fare, tra virgolette, la voce grossa, visto che noi indipendenti siamo spesse volte messi un po' in un angolo, se vogliamo, dalle Esatto. major. E ricordo l'ultima cosa, che l'ingresso è gratuito, Assolutamente, cosa quindi fondamentale. cioè meglio per via appunto del Covid, meglio comunque sia prenotare qualora non ci sia posto, Munirsi l'ingresso di mascherina. munirsi di mascherina. Ci sono tutti i sistemi di distanziamento, quindi è tutto sotto controllo, quindi meglio prenotare. Quindi per appassionati, cinefili e semplicemente persone che vogliono scoprire un'altra faccia del cinema. Ecco Lorenzo, per entrare nel clou proprio dell'evento, ecco, noi saremo presenti, beh, Terza Pagina presente all'evento con Maria Cristina Gri, che abbiamo aperto con lei Ciao. la rubrica dedicata al Ciao. fashion, arte, creative, anche la parte dei costumi di qualche film, entrare proprio nei particolari di qualche situazione con Cri insieme a voi e poi ecco clip, video e photobook al seguito per quanto riguarda gli ospiti. Possiamo dare, tra virgolette, se si è possibile, uno scoop dei tanti che ci saranno all'evento? Allora, guarda, sì, nel senso che stiamo attendendo un ospite d'onore che ancora non abbiamo una certezza, quindi eviterei di dirlo. Perfetto, Comunque ok, certo. sono dei registi che diciamo che prossimo anno a dicembre uscirà in sala un film molto molto importante. Allora lasciamo così. E infatti ancora c'è, diciamo, il punto interrogativo, perché proprio in questi giorni stanno lavorando proprio Sta lavorando a questo film che uscirà. Quindi se loro riescono passano volentieri, e quindi avremo anche loro. Bene, bene, bene. Però tra gli ospiti, ecco, a parte loro, tra gli ospiti avremo sicuramente tantissimi giovani registi, gli ospiti più o meno li ho detti prima. Ma non sono escluse appunto delle sorprese dell'ultimo minuto, perché come ha detto Giuliano, siamo aperti veramente a tutti, quindi anche se qualcuno ci sente
e vuole partecipare, insomma, ci può scrivere, ci può scrivere all'evento. Bene, Cri. Allora, ciao di nuovo. Mi ha colpito la cosa, dice, non è un festival del cinema, lo possiamo definire un raduno del cinema dove chi partecipa è proprio chi è appassionato di cinema. Assolutamente. Cioè, assolutamente oltre sì. Da questa parte anche dall'altra, cioè chi lo vede ma anche chi lo fa. Assolutamente, noi infatti come lo stiamo definendo, questo qui appunto come ho detto prima non è un festival ma è un raduno del cinema emergente e soprattutto fieramente indipendente, quindi un raduno, un'occasione per dare appunto voce a tutti quelli che fanno cinema, lavorano nell'audiovisivo in qualunque campo, quindi registi, attori, produttori, distributori, insomma qualunque maestranza, che in qualche modo o per scelta o per motivi altri non si sentono rappresentati da quello che volgarmente possiamo definire il cinema mainstream, ma si ritrovano invece appunto nel cinema fieramente indipendente. Esatto, perché ricordiamo che indipendente non vuol dire senza soldi. Assolutamente no. Indipendente anche questo periodo, no, perché sì. Esatto. No, perché tante volte indipendente è sinonimo senza soldi, quindi di bassa qualità. Un piangersi addosso molte volte. Esatto. No? Noi non ci vogliamo piangere addosso. Invece indipendente è proprio un cinema con registi che hanno la loro visione e che in un'ottica di sistema, in un cinema mainstream, quella visione tante volte non può essere affermata. Ricordiamo che anche in America, un esempio su tutti, Soderbergh fa il film di sistema, Ocean's 12, Ocean's 11, e poi ogni tanto fa il suo film indipendente. Fa un film fatto con il cellulare. Esatto, fa i film fatti col cellulare, perché sì, ha bisogno, è un'esigenza, sì, è artistica. Sì, 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 l'ho un'esigenza seguito, che, è vero, sì. Esatto, quindi potrete vedere dei cortometraggi deliziosi, dei trailer super divertenti, di genere, di commedia, c'è una grandissima pluralità nel cinema indipendente, soprattutto c'è tanta voglia di fare, c'è un'energia bellissima. Di sperimentare nuovi linguaggi, tra l'altro. Sì, sì, assolutamente, parleremo anche con di nuovi metodi distributivi, avremo ecco questo un mezzo scoop, diciamo, ci sarà una nuovissima piattaforma che verrà presentata il 3, quindi per tutti coloro che tante volte hanno difficoltà a finanziare i propri progetti e distribuirli, ci racconteranno di questa piattaforma che si chiama Twixy, che appunto parla di nuovi metodi di finanziamento tramite il crowdsourcing e la distribuzione. Quindi c'è anche della roba per addetti ai lavori, ma c'è anche del divertimento puro. Per esempio a metà serata ci sarà il Super Quiz, un quiz di cinema. Quindi se ci sarete voi, parteciperete anche voi. Interessante. E chi vince? Potrà vincere delle birre omaggio. C'era sempre benissimo. Va bene. Meraviglioso. Con questa affermazione hai catturato tante presenze. Esatto. Ci piace la vinci. È fantastico. Quindi come vedete il cinema è divertimento, cultura, tutto insieme. Per noi fare cultura vuol dire anche farla con intrattenimento e divertimento. Non è assolutamente che una cosa esclude l'altra. Bene, allora Lorenzo e Giuliano, ricordiamo i contatti dell'evento, vai. Sì, i contatti dell'evento, lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 21, fino tarda notte, quindi fino alle 2, ingresso gratuito presso il Parco Appio, in via dell'Almone 105. Per qualsiasi informazione potete andare sui canali social di Appio Estate o sui canali social di Daytona, che è la casa di produzione che promuove l'evento, o sulla pagina Instagram di JumpCut, che sono appunto i tre enti promotori dell'evento. Grazie. Quindi trovate tutte le informazioni. E terza pagina magazine presente all'evento, poi noi ci sentiamo delle quinte per organizzare il tutto. Quindi grazie a te Lorenzo, grazie a te Giuliano e a presto. Grazie a voi. A presto. Ciao, grazie. Ciao.